Riprendiamo la nostra fatica. Un altro tema importante che noi troviamo nel testo, poi comprenderemo il testo mettendo insieme i frammenti, riguarda il problema del male, alla linea 22-23, versetto 7. Se agisci bene, non dovrai forse tenerlo alto, il volto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta verso di te, il suo istinto, ma tu dominalo. La figura che qui viene presentata è estremamente interessante perché si dice che il peccato è come un leone. Il verbo che viene adoperato qui per dire accovacciato è lo stesso verbo che viene adoperato nel mondo biblico per dire la posizione che il leone ha quando è a riposo. Non so se avete in mente, sempre con la prima lettera di Pietro, dove Pietro dice che il demonio è sicut leo rugens circuins querens quem devoret. Il demonio è come un leone ruggente che gira intorno per vedere chi divorare. È la stessa immagine, fondamentalmente. Anche se qui è un'immagine di stasi, là invece è un'immagine di movimento, ma l'immagine è la stessa. Quello che è interessante in questo testo è che noi non possiamo toccare l'istinto del peccato, perché l'istinto del peccato è quello di aggredirci, dice il testo. Ma noi abbiamo la possibilità di dominarlo. Questo è un dato molto interessante. Molto interessante. Questo concetto che il male è in qualche modo dominabile, non vincibile, ma è dominabile, compare fin dall'inizio dell'Antico Testamento. Quindi teniamo presente questo dato. Il male morale purtroppo esisterà sempre, perché noi non possiamo vincerlo, ma dominarlo sì. Quindi la vittoria del male è una vittoria che verrà fatta da Dio e noi insieme con Lui, ma noi da soli il male lo possiamo solo dominare, non estirpare. L'utopia di Tommaso Moro, quello cioè di pensare ad una situazione dell'umanità senza peccato, tutti quanti che ci vogliamo bene, dove non c'è il bugiardo, non c'è il ladro, non c'è l'omicida, non c'è il fregaiolo, beh, nasconde fondamentalmente un'eresia che la Chiesa nascente ha dovuto affrontare e che si chiama pelagianesimo. Cioè, questo tizio diceva che fondamentalmente noi, imitando Gesù Cristo, da soli ce la facciamo a vincere il male, cioè ad estirparlo. Se tutti ci mettessimo d'accordo e ci impegnassimo, il male non ci sarebbe più. E la Chiesa dice, tu sei eretico. Che cosa significa dominare il male? Proviamo a vedere fra le tante possibilità di riflessione, guardate che quella che faremo questa mattina è solo relativa, circoscritta, la troviamo nel capitolo 30 del Deuteronomio. Siamo alla linea 87. Dice Dio al suo popolo, vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male, poiché io oggi ti comando di amare il Signore tuo Dio, di camminare per le sue vie, di osservare i suoi comandi, le sue leggi, le sue norme, perché tu viva e ti moltiplichi, il Signore tuo Dio ti benedica nel paese che tu stai per entrare a prenderne il possesso. Ma se il tuo cuore si volge indietro e se tu non ascolti e ti lasci trascinare a prostrarti davanti ad altri dei e a servirli, io vi dichiaro oggi che certo perirete, che non avrete vita lunga nel paese di cui state per entrare in possesso passando il Giordano. Prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra,
Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, perché viva tu e la tua discendenza, amando il Signore tuo Dio, obbedendo alla sua voce e tenendoti unito a Lui, poiché è Lui la tua vita e la tua longevità, per poter così abitare sulla terra che il Signore ha giurato di dare ai tuoi padri, Abramo, Isacco e Giacobbe. Questo testo è abbastanza moralistico, se volete, ma contiene alcuni elementi ben precisi. Vincere il male non è possibile, dominarlo sì, vediamo come. La prima cosa che si chiede è quello di amare il Signore tuo Dio, alla linea 88. Quando noi sentiamo questa parola entriamo sempre nella zona dell'affettività. Guardate che nel mondo orientale la prima zona del verbo amare non è l'affettività, ma la fedeltà. E la fedeltà non dipende dall'affetto. L'affetto è un coadiuvante, ma la fedeltà nasce da una scelta. Secondo elemento, camminare per le sue vie. Questo è un principio importantissimo. Se voi notate, il mondo biblico veterotestamentario non chiede la perfezione. Dice orientati verso la perfezione, prendila come obiettivo tuo, ma sappi che non la possiedi fin da subito, sei incamminato verso. E guardate che lo stesso concetto si trova nel Nuovo Testamento. Gesù stesso chiede che noi diventiamo perfetti come è perfetto il Padre Celeste. Non ci chiede di esserlo già adesso. L'altro concetto lo trovate nel testo greco, in italiano purtroppo la traduzione è quella che è. La Chiesa nascente, il cristianesimo nascente, si autodefiniva come via, strada, odos. Paolo aveva delle lettere comendatizie del Sinedrio per andare a Damasco, mettere in catene e portare a Gerusalemme tutti coloro che erano seguaci, testo greco, della via, traduzione italiana della dottrina di Cristo. Siamo fuori. Concetto invece che c'è nel testo originale è proprio questo, il cristianesimo è una strada verso Dio. Se volete, la strada verso Dio. Ma è una strada. Per questo camminare nelle sue vie viene messo prima del osservare i suoi comandi, le sue leggi, le sue norme. Perché non puoi osservare tutto, non ce la fai. Sei debole. Allora abbiamo visto che è questa fedeltà a Dio, questo essere incamminati verso un obiettivo, necessariamente raggiungerlo non sempre è in facoltà nostra, ed è con questa logica che vanno osservati i comandi, le leggi, le norme. Poi, versetto 17, il tuo cuore non deve volgersi indietro. Si domina il male non volgendosi indietro. Chissà che cavolo vuol dire. Teniamo presente che qui il discorso viene fatto da Mosè a Israele nelle pianure di Moab, cioè alla fine dell'Esodo. L'Esodo è un percorso che gli ebrei hanno fatto di libertà, allontanandosi dall'Egitto e andando verso la terra brutta, desertica, ingrata, ma che loro hanno sempre sognato come terra dove scorre latte e miele, ma era la terra degli uomini liberi. Allora, volgersi indietro significa rinunciare alla libertà. Se io non posso fare a meno del fumo, vuol dire che non sono libero.
Se io non posso fare a meno dell'alcol, vuol dire che non sono libero. Se il denaro per me è diventata l'unica ragione di vita, vuol dire che non sono libero. Non è detto che non si possa fumare una sigaretta, che non si possa bere un bicchiere, che non si possa avere 10 milioni in banca. Ma se tutta la tua vita è orientata verso la sigaretta, il bicchiere, la droga, i soldi, il sesso, il potere, la gloria, il dominio sugli altri, questo è un volgersi indietro, cioè un tornare alla schiavitù. In altre parole, se noi volessimo dire il dominio del male avviene, tra le tante altre cose, anche attraverso l'uso delle cose, non attraverso il farsi usare dalle cose. Questo concetto voi lo trovate nel racconto della creazione. In principio Dio creò i dollari, il petrolio, il potere, il sesso, il denaro, la gloria. Loro invece hanno detto in principio Dio creò la luce, il firmamento, la stessa cosa. Se noi studiassimo un po' di religioni comparate dell'Antico Oriente, ci accorgeremmo che Dio nel primo giorno ha creato il Dio Or. Or in ebraico è la luce, ma in Mesopotamia era una divinità. Dio crea il sole, Shemesh, ma Shamash, in babilonese è il Giove nostro, il Dio è il capo del Pantheon. Allora voi notate che nella creazione, nel racconto della creazione l'autore dice: guardate che noi abbiamo reso dei quelle cose che invece sono creature a servizio nostro. Quindi noi abbiamo rovesciato l'ordine della creazione. Ecco perché la linea sottile tra l'usare delle cose e l'essere usati dalle cose è lì dove noi possiamo dire va bene, posso fare a meno. Nel momento in cui uno che fuma magari 20 sigarette al giorno dice sì, ma io posso fare a meno e me lo autodimostro perché posso rimanere senza fumare, quello fumi tranquillamente perché è padrone di sé. Ma uno che dice posso fare a meno e poi non smette mai, vuol dire che è schiavo della sigaretta, c'è niente da fare. E faccio un esempio innocuo, perché di altre schiavitù ce ne sono. Questo significa, ma se il tuo cuore si volge indietro, cioè torna alla schiavitù. Dominare il male, dunque, non è solo amare Dio, essere fedeli, non è solo essere orientati verso la perfezione attraverso l'osservanza di certi valori, che non sempre ci riesce, ma almeno siamo incamminati, e anche essere liberi. O almeno essere incamminati verso questa strada in cui vogliamo acquisire questa libertà, per cui delle cose ci serviamo senza esserne servi. Questo è un velo così forte nella vita di questo soggetto, che a volte non vive. Adesso, come si fa allora? Se la fai ad alzarti a parlare, però, perché potrebbe essere interessante. Perché lui fa finta di essere uno studioso di ebraico. Invece hai qualcosa d'altro? No, mi piace l'ebreo, ma voleva. Voi che siete scritti al cervello, avete sempre una simpatia per il mondo ebraico. Sì, abbiamo dei buoni compagni, ma mi piace la loro maniera di vedere il testo, per esempio, biblico, da tutte le parti possibili e immaginabili. Questo per me è una sorpresa molto grande, una sorpresa grande perché siamo sempre stati abituati ad avere una norma che è valida per sempre. Caino uccise Abele e basta, è giù con l'assassinio di tutto il mondo. Però c'è anche detto che Caino dopo costruì la città, dunque anche gli assassini possono costruire le città? Domandami. Queste sono, per esempio, cosette di oggi.
Ma volevo ritornare sul problema della quando uno esamina se stesso, sia con un autoesame, diciamo, di coscienza giornaliero, sia guarda alla sua vita, sia perché è aiutato da un analista, un psicologo, la prima cosa che balza è il suo passato, giusto? Ed è il rapporto che lui aveva, le intimazioni che ha avuto da bambino. Fai questo, non fare, sta quieto, sta composta, zitta, parla, eccetera. Queste sono le intimazioni. In più poi tutta la cultura che ha ricevuto, e quindi in questo presente il passato emerge con una forza talmente che schiaccia la persona e non gli permette la libertà. E questo è il grande limite, secondo me, di tutte le psicologie di oggi, giusto? Allora, gli americani sono scappati un po' da questa fase e hanno detto, va bene, facciamo il comportamento attuale. Cioè, i comportamentisti dicono come ti devi comportare oggi e danno una loro etica media, diciamo, si basano su dati statistici. Il problema invece dal punto di vista, diciamo, del credente, del cristiano, è molto diverso e credo che Don Renato debba dire qualche cosa di più su questo. Dici? Dai. Avrei tante cose da dire, ma io sto commentando un testo. Chiaro? Perciò la provocazione la colgo, non posso rispondere adesso per il semplice motivo che il biblista si attiene a ciò che è scritto. Se volete che io vi faccia il moralista, posso anche farlo, se volete che vi faccia il dogmatico, che Dio li strafulmini, io ve lo faccio. Però non fatemi fare ciò che non ho scelto di fare, per pietà. Per pietà. Altrimenti non posso più dire male dei moralisti e dei dogmatici. Ma io direi così, le due parole che si possono dire sono queste. Il volgersi indietro con la memoria è solo un aspetto della nostra vita, perché la nostra vita è anche progetto. Se noi teniamo presente che questa gente qua ci ha paragonati più o meno a un nastro inciso, uno di Canzonetti. Se una canzonetta è incisa male, non si butta via il nastro, si reincide la canzonetta. Quindi il nostro passato è il nastro, ma noi siamo anche progetto, possiamo entrare dentro al nastro e ritoccarlo, reinciderlo. Questa è la prima cosa. Poi una seconda cosa che volevo dire è quest'altra. È vero che i behavioristi hanno liberato il mondo dell'analisi da Freud, da Jung e compagnia bella, cioè hanno adoperato Freud, Jung, Adler, eccetera, senza farne diventare degli dèi. E questo è un grosso merito della psicanalisi americana. D'altra parte, però, quando l'americano mi propone come fondamento etico il sondaggio e il valore medio, cadiamo nell'equivoco che è tremendo, e cioè che la maggioranza fa la verità. Io non posso dire mettiamoci d'accordo che questo tappeto è rosso, perché questo tappeto non, sì, questo panno, perché questo non cambia per il semplice fatto che noi abbiamo deciso che è rosso, perché resta verde. La verità ha una forza per se stessa a livello oggettivo, che noi non possiamo raggiungerla tutta, questo è vero, ma i frammenti di verità li possiamo raggiungere. Per cui, se io incomincio a fare una riflessione a livello etico e metto delle basi di ragionamento, perché è molto importante stabilire il metodo con cui si ragiona, allora posso cominciare a dire attenzione. La maggioranza mi dà la scelta della maggioranza.
ma la maggioranza non mi darà mai la verità, potrebbe darmela e anche no. Perché non è una verità che viene fatta dal consenso. Noi siamo abituati dagli americani a questo. La verità è fatta dal consenso. No. Gesù era da solo. Gli apostoli erano in 11. Se avessero quella volta applicato il criterio degli americani, addio Bisi. Mi spiego? Quando Gesù dice a quel povero paralitico ti sono rimessi i tuoi peccati, la maggioranza gli ha detto tu bestemmi. E lui ha detto affinché sappiate che ho il potere di rimettere i peccati e sono minoranza, dico a te alzati e cammina. E lui resta minoranza. Ma la verità dove sta? Nella maggioranza o in lui? Perché lui l'ha dimostrata. Ecco, io penso che se da una parte la scienza ha un'evoluzione, e l'evoluzione normalmente, ma non sempre, può essere un cammino, questo cammino non necessariamente nel suo itinerario mi dà solo perfezione. Può migliorare alcune cose e avere altre cose che assorbe in maniera negativa. Perciò mi va bene che gli americani abbiano demitizzato Freud e i suoi discepoli o i suoi eretici. Però dire che per questo tutto ciò che loro affermano, e oggi noi sappiamo che la ricaduta nella psicologia, nella psicanalisi italiana, la ricaduta americana è pesante, tutto ciò che dicono sia oro colato, beh, la libertà interiore ce la dobbiamo tenere dentro e la dobbiamo adoperare sempre. Anche quando ci chiuderanno in prigione noi possiamo essere liberi. Questo lo diceva, porco che non mi ricordo, era cinese la protagonista e si era innamorata di un addetto dell'ambasciata straniera e l'avevano messa in prigione perché si era innamorata. E lui ha detto, ma come hai fatto a sopportare tutti questi anni in prigione? E lei risponde, dice, no. È il mio corpo che era in prigione, dice, ma il mio mondo interiore era libero. Questa libertà ce la dobbiamo tenere sempre stretta. Mai volgersi indietro, neanche con le sigarette. Beh, lui è stato bravo, perché gli ho detto, se vuoi venire a bere il caffè con me non devi fumare. E aveva appena acceso la sigaretta. Mi l'ho fatta buttare via, perché in macchina non sopporto la puzza del tabacco. Fino a mezzogiorno. Perché bisogna essere oggettivi. Va bene, proviamo ad andare avanti. Dunque, volgersi indietro per il mondo del Deuteronomio significa tornare in Egitto, cioè tornare alla schiavitù. No, questo è dominio sul male, non accettare compromessi sulla libertà. Poi l'altro elemento ancora è se tu non ascolti, allora dominare il male significa ascoltare. Ascoltare che cosa? Se voi notate, qui non si dice esattamente che cosa. Poi si riesce dal contesto a capire, ma di per sé è un atteggiamento l'ascolto. È un atteggiamento non solo che compromette l'organo dell'udito, ma se facessimo filologia semitica capiremo che ascoltare in Oriente è un'azione che si fa anche con gli occhi. Perché io ascolto le parole dette, ma ascolto anche le parole non dette ma fatte. Ora, di conseguenza, l'ascolto, se notate, non sposa un organo, ma sposa un atteggiamento che si serve della vista e si serve dell'udito. E l'atteggiamento è l'elaborazione che noi facciamo dentro di noi, nel cuore dell'uomo, intelligenza, volontà, intuizione, sentire profondo. Cioè, questo accogliere,
accogliere la persona, accogliere quello che dice, accogliere gli avvenimenti, cercare di capire che senso hanno. Questo è l'ascolto. Solo all'interno di questo atteggiamento allora io posso dire cosa Dio mi dice attraverso l'incontro con quella persona, attraverso la audizione di questi discorsi, attraverso l'essere protagonista o spettatore di certi avvenimenti. Se io ho l'atteggiamento di ascolto, riesco a percepire ciò che è oltre l'avvenimento, ciò che è oltre le parole, ciò che è oltre la persona. Se voi notate, qui non si dice ascoltare Dio. E quindi una nozione antropologica questa qui, non necessariamente teologica. Ora, voi capite bene che l'ascolto è un lasciare spazio. Se voi volete ascoltare una persona, proprio nel senso materiale del termine, non dovete seguire i vostri pensieri, dovete acquietare i vostri pensieri, metterli da parte, lasciare un vuoto che venga riempito dal messaggio dell'altra persona. Quindi l'ascolto fondamentalmente non solo è un atto di relazione con le parole, con le persone, con gli avvenimenti, ma è anche un atto di accoglienza. Questo è un meccanismo formidabile. Tu non puoi ascoltare Dio se non hai questo atteggiamento. Una persona che è ottusa verso gli avvenimenti della storia, non gli interessa niente che sia capitato il terremoto in India. Non l'interessa niente dello sconquasso politico che abbiamo in Italia. Non l'interessa niente di questa subdola campagna che stanno facendo adesso con questa BSE e stanno terrorizzando tutti. Ieri sera ero a cena con un neurochirurgo del Cardarelli di Napoli. E mi ha detto, dice, io ho trovato, dice, nella mia vita un caso solo del morbo di Creutzfeldt-Jakob scritto sui libri. Dice, nella realtà non ne ho mai viste. Perché dice, le patologie degenerative sono immense. Dice, classificarli come Creutzfeldt-Jakob è molto difficile. Dice, i giornalisti dovrebbero imparare a tacere quando non sanno. Allora dico, dovrebbero pubblicare le pagine bianche. Dico, dovrei pubblicare le pagine bianche. E giustamente lui mi diceva la stessa cosa che mi ha detto il mio carissimo medico personale, il dottor Carlo Scaramuzza, il quale ridacchiando dice, Renato, dice, fai questo ragionamento semplice, quanti sono gli abitanti inglesi? 50 milioni circa. Quanti sono i casi di BSE di questi ultimi 10 anni? Oltre 200.000. Quanti sono i morti che ipotizzano come morti a causa del passaggio della malattia? 90 persone su 50 milioni con 200.000 casi di BSE accertata. Dice, non c'è qualcosa che non funziona, onestamente. Infatti questo neurochirurgo dice, è col cavolo che è dimostrato il passaggio. Si ipotizza che ci sia. Allora sull'ipotesi è giusto avere prudenza. Ma dice, la scienza deve ancora dimostrare scientificamente, in laboratorio si dice, ma come caso clinico dice, non è ancora dimostrato. In laboratorio è stato dimostrato. Cioè, senza comandi genetici, quindi anche se io la mangio, per dire, no? Ma i comandi genetici, chi la dà? Che maniera di trasformazione deve avere? Andremo lontano. Il mio problema era cercare di spiegare che cosa significa ascolto. D'accordo? Torniamo alla radice. Ascolto e accoglienza. Se a me manca questo meccanismo, io non posso accogliere me, non posso accogliere l'altro, non posso accogliere Dio. Però attenzione, l'ascolto nel mondo biblico non è ingenuità.
Non è ingenuità, bevo tutto. Infatti, un discepolo di Paolo che scrive le lettere pastorali, prima e seconda a Timoteo e la lettera a Tito, dice con chiarezza: accogliete il tutto, prendete il meglio. Chiaro? Però l'accoglienza è, cioè questo ascolto, è sempre presente nel testo biblico come elemento fondamentale per dominare il male. Capite allora che certe ottusità noi non possiamo accettarle. Non ascolto il musulmano, ma chi te l'ha detto? Ma lui appartiene a un'altra religione, è vero? Lui è un fondamentalista, ok? Ascoltalo. Non ascolto il buddista perché mi porta fuori. Beh, questi sono affari tuoi. Ma il problema che noi vogliamo affrontare è l'autenticità della persona. Il testo biblico ti dice: vuoi essere autentico, impara ad ascoltare. Poi scegli. Ma dentro il tuo mondo interiore tu devi accogliere. Questo è un altro elemento per dominare il male. Possiamo andare avanti fino alla fine, ci troveremo con alcune piccole sorprese, ma lasciamo perdere perché mi piacerebbe questa sera arrivare, sì, questa sera, buonanotte, questa mattina arrivare, vuol dire che sono già stufo della giornata, arrivare fino alla fine, non abbiamo tanto. L'altro tema che volevo farvi notare nel testo è il fatto che questo sangue, la voce del sangue di tuo fratello, grida a me dal suolo. Se noi vogliamo estrapolare il concetto, potremmo dire così: non è la vittima che prega Dio dicendo vendicami contro il mio carnefice. Stranamente è il male stesso che dice a Dio vendica questo male. Mi spiego? Noi siamo abituati a pensare che la preghiera salga da me, da te, dalle persone, a Dio, e questa preghiera più o meno sia formulata così. Figlia di Babilonia devastatrice, beato chi prenderà i tuoi piccoli e li sbatterà contro la pietra, sottinteso, come i soldati babilonesi hanno fatto con i miei bambini. Mi spiego? Noi diciamo sì, questa è una preghiera violenta finché si vuole, ma è una preghiera. Le cose non pregano. L'orologio prega? No, noi diciamo sono le persone che pregano. Ecco, nel mondo biblico dice no, stiamo attenti. Gli avvenimenti pregano. Non è l'uomo che prega in questo caso, è l'avvenimento. E l'avvenimento grida a Dio vendicami. La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. Guardate che tremendo. Quindi noi non possiamo pensare di fare un'opera buona senza che Dio la scriva nel suo libro. Perché quest'opera parla, prega per noi. Ma guardate che esiste anche l'opposto. Noi non possiamo pensare di fare un'opera cattiva e che questa resti là, nascosta. Questa si rivolge a Dio e chiede vendetta, fra virgolette. C'è un concetto al quale noi cristiani non siamo abituati, perché abbiamo fatto, a causa di certi passaggi culturali, illuminismo e romanticismo compresi, abbiamo fatto della persona l'unico centro della preghiera. Se voi ricordate, invece, esiste un salmo che è bellissimo, che dice fuoco, grandine, neve, nebbia. Sì? Cioè, la concezione biblica è che tutto prega. E anche gli avvenimenti pregano. Il sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. La parola gridare, kara, sarebbe la preghiera. Quando io prego in ebraico si adopera il verbo kara. E anche il verbo della proclamazione biblica. Quando si legge un brano in pubblico si adopera questo verbo.
Signore, è possibile ripudiare la propria moglie? Gesù rispose, cosa vi leggi? E di per sé non sarebbe giusto, perché in aramaico ci sarebbe questo verbo. E allora Gesù ha detto, cosa preghi mentre proclami la lettura? La soluzione non è intellettuale. Gesù chiede al tizio, mettiti in questo ordine di idee. Non nell'idea di ragionare e basta, ma nell'idea di ragionare con fede all'interno di un clima di preghiera, ti accorgerai che la parola di Dio non ti dà il permesso di fare questo. Sono sfumature che non si possono cogliere, ovviamente, in italiano, bisogna andare al testo originale. Così anche per quanto riguarda questo problema. Anche gli avvenimenti, secondo la Bibbia, hanno la loro voce davanti a Dio. Un altro elemento, andiamo via veloci, se voi notate l'atteggiamento che Dio ha nei confronti di Caino, sanziona un principio molto importante, che è sempre il dominio sul male. Al male non si risponde con il male. Caino ha ucciso, Dio gli mette un segno perché gli altri uomini non lo uccidano. Cioè perché il male non continui. Se uccidere una persona è male, uccidere l'uccisore è altrettanto male. È chiaro. Non si capisce perché nel mondo americano, soprattutto di ceppo anglosassone, i quali hanno la Bibbia come punto di riferimento assoluto, perché loro hanno un'origine protestante, Mayflowers era questo vascello che portava questi nostri amici protestanti in America, non leggano con attenzione questo testo, ma leggano piuttosto il capitolo 9 del libro della Genesi, dove dice l'uomo che sparge il sangue dell'uomo abbia il suo sangue sparso. Sì, ma teniamo presente che esiste un crescendo di peccato per arrivare a quella affermazione. Quando andate a casa, se volete, leggetevi le parti più sciocche apparentemente della Bibbia, cioè le genealogie. Capitolo 5 ne avete una che è simpaticissima, lì troverete Matusalemme che vive 969 anni. Poi ne troverete un'altra al capitolo 10 e un'altra al capitolo 11. Vi accorgerete che nel capitolo 11 non si vive più tanto, perché la vita dell'uomo al massimo sarà 110 anni, quello che oggi i medici dicono, probabilmente ci arriveremo. Se voi notate, l'età cala, la vita diminuisce e contemporaneamente vedete che il peccato cresce. Chiaro? Ora, è all'interno di questa logica che noi dobbiamo cogliere certe formulazioni giuridiche. La formulazione che troviamo qui in Caino è all'inizio della storia dell'umanità. La formulazione, l'uomo che sparge il sangue dell'uomo abbia il suo sangue sparso, lo troviamo ad un pezzo molto avanzato dell'umanità, quando dunque il peccato è cresciuto moltissimo, e di conseguenza l'età è diminuita moltissimo. Il rapporto fra vita longeva o breve e il peccato è evidente se teniamo presente quanto Dio dice nel capitolo secondo. Dice, di tutti gli alberi tu puoi fare quello che vuoi, mangiare, ma dell'albero non devi mangiare, altrimenti morirai. E la morte avviene non solo morendo, ma anche accorciando l'esistenza. Allora, se noi mettiamo sullo stesso piano un dato che troviamo all'inizio dell'umanità con un dato che troviamo in uno stadio molto avanzato dell'umanità, è chiaro che la logica del peccato è salita, allora qui si può chiedere qualche cosa di molto più autentico, perché il peccato è ancora all'inizio e c'è ancora parecchia bontà. Allora, all'interno di questa logica si dice no, Caino non va ucciso. Quando noi troviamo invece l'esasperazione del male, quel poco di bene che c'è tende a difendersi anche in maniera violenta.
Allora non sono tutti e due i testi da mettersi sullo stesso piano, perché sono due circostanze diverse che dettano, diciamo così, la proposta comportamentale. Questo per dirvi che non si può mai assolutizzare niente in morale. Basta che voi pensiate a questo dato. Il comandamento dice non uccidere, però la tua legittima difesa è lecita. Allora non è un assoluto. Non uccidere non è un assoluto. Ci porterebbe molto distante il discorso, però tenete presente che esiste questa specie di non precisione. Non precisione. Qualcuno potrebbe dire, sì, ma io mi lascio uccidere, non ho problemi, d'accordo? Ma se tu sei mamma e hai un bambino piccolo e c'è uno che vuole ammazzare il tuo bambino, tu che fai? In questo caso il bambino piccolo non può difendersi. Sei tu che hai la responsabilità della sua vita, mentre della tua puoi disporre come vuoi, della sua non puoi disporre come vuoi, perché la sua vita è sua e tu in questo caso sei difensore della sua vita. Allora non puoi dire all'omicida uccidilo, non mi importa. Devi difendere la vita del bambino. Sì o sì? E allora ricadi nel problema, non uccidere è un assoluto? Io non voglio inquietarvi, voglio solo farvi vedere che la realtà anche di fede è molto più poliedrica e complessa di quanto qualcuno vuol farcela credere. E quindi bisogna essere sempre tremendamente attenti e delicati quando si valuta e quando si giudica. E quindi quando si decide. Guardatevi sempre da quelle persone che tagliano la realtà con la mannaia. Guardatevene. Perché probabilmente queste persone non hanno capito la delicatezza, la complessità e anche il groviglio che è una persona umana. Guardatevi sempre da quelli che hanno troppe idee chiare in materia. Possono esservi di aiuto, ma non fate di loro coloro che hanno l'ultima parola su di voi. E per oggi possiamo anche chiudere.